chiamo Alex e da grande voglio fare l'astronauta. Alex è un bambino di 8 anni, la cui vita cambia radicalmente quando i genitori, distratti dalla nascita di due gemelli, gli regalano un televisore. Sarò il fratello maggiore. Sedotto dalle immagini violente che vengono trasmesse in TV, il bambino inizia una lenta e rovinosa metamorfosi che lo porta a diventare un bulletto violento. Vedi come finisce questo? Viene guidato in questo scellerato percorso dal sergente Cluster, un amico immaginario. Rabbioso nei confronti di un mondo che non comprende appieno, Alex indirizza il suo odio verso tutti. Ci sono storie che andrebbero raccontate col giusto tocco per arrivare al pubblico in tutta la loro forza. È il caso di I Want to Be a Soldier, quarto lungometraggio dello spagnolo Cristian Molina. Non ci vedo niente di male. All'opera del regista catalano, prodotta anche da Valeria Marini, non mancherebbe proprio niente per dirsi riuscita al 100%. Che c'è? La maestra non ti sopporta più, lo sai che significa? Sei espulso! Io voglio dirle una cosa che penso sia importante per Alex. Ha un amico immaginario. I bambini. Eppure, quello che stona è l'assenza di un vero e proprio punto di vista dell'autore. Giungermi. Questo materiale incandescente, quindi, diventa nelle mani di Molina un dramma a forti tinte, ben girato, ma moralmente ambiguo.